O tira gir. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Come vedete ho cambiato la tappezzeria del taxi. Purtroppo la pompa di gasolio è rotta, quindi me ne sono venuto al mare. Vabbè, non tutti i mali vengono per nuocere, dicevo. Oggi non parliamo di Milan, non parliamo delle tarantelle di Tonali che veramente sono disgustato. Parliamo della nazionale, facciamo un po' l'analisi della partita di ieri. So che vi piacciono le mie analisi, siccome ieri l'ho vista bene, con calma, lì al bar del bomber con gli amici. Allora possiamo fare un'analisi più seria della partita di ieri. Diciamo che è una grande nazionale, ragazzi. Una nazionale che gioca a calcio, una nazionale che ha una proposta di calcio veramente ottima, che non ha paura di nessuno. Anche una squadra come il Belgio, forte in realtà. Io non ero preoccupato del Belgio, ma non perché non sia forte, perché proprio la tipologia di gioco del Belgio non era una tipologia che mi dava particolarmente paura, nel senso che non è una di quelle squadre rocciose dietro, tipo la Svizzera. Cioè la Svizzera è molto peggio, anche se poi abbiamo vinto facile, è molto peggio la Svizzera, l'Austria di un Belgio. Anche il Portogallo sarebbe stato peggio, quel Pepe lì era un bell'osso duro, un centrocampo tosto, eccetera. Quindi meglio aver affrontato il Belgio, meglio che l'abbiamo portata a casa. grazie a chi sbaglia i gol davanti alla porta. Non ne voglio fare, perché qua non puoi dire niente, no? Le cose le dico in anticipo, sono evidenti, però guai a te se lo dici, che riporti solo delle statistiche e non va bene, che si segna solo sul rigore, poi davanti alla porta sei una capra. Però non parliamo di quello oggi, non ne voglio parlare. Parliamo più che altro di questa nazionale, che comunque sia è molto intercambiabile, nel senso che ogni giorno c'è un culetto che gira in spiaggia, però è un altro discorso. Ogni giorno c'è un protagonista diverso. Una volta è Chiesa, una volta è Pessina, una volta è Immobile, una volta è Barellino, una volta è... Ci sei, stai a posto, sì. Una volta è Berardi, quindi ogni volta siamo molto 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 intercambiabili, ed è questa proprio la forza una volta è Odiragir, e questa è proprio la forza di questa nazionale. Abbiamo fatto tantissimi gol, ne abbiamo presi praticamente nessuno, perché abbiamo preso uno ai supplementari, quello della Kalajdzic lì, dell'Austria, e uno ieri su rigore inesistente. Quello è un rigore inesistente, perché se no su Jorginho sono tre rigori. Quelli sono rigori che non sono mai rigori, ragazzi. Il rigore è una cosa seria, come vi ho sempre detto. Quello non è mai rigore. Chiunque ha giocato a calcio, ti metti col corpo, quello si è lanciato, proprio ha saltato lui, quindi non scherziamo neanche, non è mai rigore quello lì. Ma andiamo alle valutazioni. Allora, Donnarumma ha detto Tutankhamon, voto 7,5. Ragazzi, purtroppo sapete che ho ancora il dente avvelenato, però voglio fare un'analisi oggettiva. Come dicevo prima, e non lo dicevo per caso, e lo dico ancora oggi, è il portiere più forte del mondo. Oggi è il portiere più forte del mondo. Voi poi impeditemi quello che volete, però magari prima, siccome era del Milan e io ero milanista, non lo accettavate. Adesso forse lo accettate di più, il fatto che sia il portiere più forte del mondo. Sicuramente giovane, sicuramente deve fare qualcosa in più sulle uscite, deve dare più sicurezza nelle uscite, perché anche ieri ha fatto una bella uscita fondamentale all'ultimo minuto, quando poi ha perso palla, si è fatto male, ha fatto tutta quella tarantella lì. Però quelle sono le uscite fondamentali, perché quelle chiudono le partite. Cioè quella lì è un'uscita che chiude la partita. Poi gli ha fischiato il fallo. Bravo Stefano, bravo con la salta. Gli ha fischiato il fallo, era fallo, quindi bene così. Però quelle sono le uscite che chiudono le partite. Sono le uscite che fai con l'uscita e la partita è chiusa. Se non la fai, magari prendi gol. Quindi fa tutta la differenza del mondo. Deve migliorare lì. Se migliora lì, non solo il più forte del mondo, ma potrebbe anche diventare uno dei più forti in generale della storia, perché è veramente forte. Poi dà sicurezza, mi dà proprio grande sicurezza. Detto questo, rimane sempre una caccolina, ma in questi giorni sto accettando meglio questo addio, perché lui si è comportato sicuramente male, dicendo delle cose che non doveva dire, dicendo io voglio rimanerti, quelle pagliacciate da infame che sono state proprio brutte, soprattutto dette ai tuoi tifosi.
se non avessi fatto tutta quella roba lì della fascia, del dire quelle cose lì, alla fine ci sta che tu vai a giocare nell'All-Star Team, perché ormai Paris Saint-Germain è l'All-Star Team, ci sta che magari vuoi vincere la Coppa Campioni, magari vuoi qualcosa di più. Ci sta soprattutto quando vedi ste robe al Milan, cioè queste tarantelle, 500.000 euro in più, 200.000 euro in meno, cioè veramente stiamo diventando una roba vergognosa, e capisco che i giocatori magari scelgano altre cose. Purtroppo è così, quindi la sto accettando un po' meglio, rimane sempre una cacca, ma la sto accettando un po' meglio. A destra Di Lorenzo voto, gli devo dare 5, mi spiace, non so se Calabresello avrebbe fatto meglio, forse sì, forse no, non lo so, però ieri quello lì è quello lì non l'ha mai preso, cioè Di Lorenzo non l'ha mai preso quello lì, se ne è sempre andato via, procurato un rigore che non c'era, però anche lì gli ha dato 2 metri, un secondo gli ha dato 2 metri, l'ha saltato diverse volte, l'hanno dovuto aiutare perché fondamentalmente quello viaggiava, che poi avrà dei piedi che sono quelli che sono, però corre, è un torello, e quindi ieri Di Lorenzo l'ha tenuto molto poco, gli devo dare 5 purtroppo. La coppia di centrali invece molto bene, 7 a Bonucci, leader della difesa, fortunatamente non si è mai trovato lui a campo aperto contro Lukaku, contro De Bruyne, contro altri, ha tenuto sempre la posizione, ha tenuto la squadra unita, lezioni di marcatura in aria, negli spazi stretti sicuramente fa la differenza, ovvio che se lo vai a puntare sul lungo sappiamo che non è un difensore veloce, ha fatto un errore grave, che meno male che gli hanno fischiato il fallo, era fallo, però si è preso un rischio lì a centrocampo che se sbagliava veramente era da prenderla a testate, ma sono quei rischi che lui si prende praticamente sempre per far sì che noi abbiamo la superiorità e poi possiamo andare a giocare, quindi è statistica che qualche volta sbagli, per fortuna ieri poi era fallo, quindi diciamo che era fallo e finisce lì. Chiellini voto 8, ha annullato completamente Lukaku, cosa ampiamente prevista da me, tra l'altro mi hanno criticato, ma era ampiamente previsto che non gliel'ha mai fatta vedere. Fisicamente io penso che Lukaku sia più grosso di Chiellini, cioè fisicamente se si mettono di fronte Chiellini e Lukaku, Chiellini è grosso ma Lukaku è più grosso, non gliel'ha mai fatta vedere, cioè era sempre per terra Lukaku a lamentarsi e Chiellini sempre col pallone, l'ha puntato una volta che è riuscita a tirare una mozzarella in velocità, lì l'ha sbilanciato bene anche Bonucci e anche Chiellini, perché comunque ha temporeggiato il giusto per fargli tirare quella mozzarella, e poi vabbè forse se l'è perso quando ha sbagliato quel gol solo davanti alla porta che capra. Comunque Chiellini ieri ottimo, ieri Chiellini veramente fantastico. Il problema di Chiellini è che, come Spinazzola, ci dispiace per Spinazzola, adesso ne parliamo, anche lui fisicamente non ha più la tenuta di prima. Io infatti vi dico la verità, ci penserei molto seriamente a far partire Acerbi con la Spagna, perché così c'hai Chiellini per la finale eventualmente, perché rischi, se fai giocare Chiellini con la Spagna, di perderlo a metà partita. Guarda, è già previsto, ve lo dico già, se parte titolare Chiellini 90% lo perdi a metà partita e non fa la finale, quindi io fossi Mancini ci penserei a farlo riposare fino alla finale, se ci arriviamo. Comunque sì, abbiamo dei ricambi all'altezza, abbiamo Acerbi, eventualmente c'è Bastoni, quindi io sono abbastanza tranquillo dei ricambi che abbiamo, e secondo me si può far riposare la prossima Chiellini. Voto 8. A sinistra Spinazzola, voto 6 e mezzo, ha fatto una buona partita, stava facendo una buona partita, non dirompente come al solito, dove riesce sempre a creare la superiorità, secondo me ha fatto un paio di errori, per esempio un gol, quello di sinistro, che lì devi incrociare, lui è riuscito a tirarla fuori, una volta che doveva darla subito a Chiesa, invece ha provato il dribbling, l'ha sbagliato, ha vinto il rimpallo, poi è riuscito a dargliela lo stesso a Chiesa, però anche lì c'era stato un errore, quindi molto bene, però non benissimo come le scorse partite. Purtroppo perdiamo una pedina fondamentale, tendine d'Achille, ragazzi, sono 4-5 mesi di stop, quindi veramente un peccato. Tra l'altro inizialmente pensavo fosse uno stiramento, perché lui era in piedi tranquillo,
chiedeva il cambio, pensavo fosse uno stiramento, non pensavo fosse così grave. Si vede che dopo si è accorto della gravità e poi è scoppiato in lacrime. Forse anche per quello hanno fischiato i tifosi del Belgio, non voglio condannarli, perché anche a me non era sembrato così grave all'inizio, poi si è capito dopo che era molto più grave, cioè mi sembrava uno stiramento, comunque avrebbe saltato l'europeo, però non pensavo il tendine d'Achille. Centrocampo, Jorginho voto 7,5, faceva tutta la squadra, incredibile, ha fatto uno stop di Suola che poi si è portato avanti il pallone lì in mezzo al campo, che quella è proprio scuola calcio, peccato solo che non ha tirato, io fossi stato lui avrei tirato, lui invece fa girare la squadra, sa quando farla accelerare, quando farla rallentare, non è campione d'Europa a caso, quindi grandissimo Jorginho, ottima partita. Verratti voto 6,5, ha fatto una buona partita, è stato ammonito subito, nettamente ci stava, un fallo tattico, è riuscito comunque a giocare tutto il resto della partita praticamente nonostante l'ammonizione, nonostante fosse una partita molto accesa, quindi con molta intelligenza. Io pensavo che Mancini mettesse Locatelli perché era ammonito, in realtà ha gestito molto bene fino all'ingresso di Cristante che l'ha sostituito, ha fatto un'ottima partita Verratti, quindi 6,5. Barellino, ragazzi, Barellino ha fatto una giocata incredibile, Barellino votò 7,5, ha fatto una giocata lì, ha fatto un gran gol, quelli sono gol che fanno in pochi, perché sgusciare così dentro l'aria, in mezzo a tre, e metterla sul secondo palo forte così, quelle sono giocate che fa Messi, cioè per farti capire, no? Quella ha fatto una grandissima giocata, non è la giocata da così, quella è una grandissima giocata, stava pure cadendo, cioè ha fatto un grandissimo gol e poi ha fatto una partita alla sua solita di quantità, di contenimento, di aiuto, di supporto, di sostegno, quindi veramente una grandissima partita ieri di Barella. E poi le note dolenti, allora Ciro Immobile gli devo dare 5, mi spiace per Ciruzzo mio, ho sempre fiducia in lui, sono sicuro che segnerà la prossima partita. Ieri però male, ieri no, non ne ha tenuta una, non gli è riuscito niente, anche quando doveva fare l'assist non ha fatto l'assist, quando doveva tirare non ha tirato, non doveva tirare ha tirato, ieri oggettivamente male Ciruzzo, ma io ho sempre fiducia in lui, è il migliore attaccante che abbiamo, perché Belotti ha fatto secondo me peggio quando è entrato, e quindi bene continuare con Ciruzzo e dargli fiducia. A destra ha giocato Chiesa, voto 7, secondo me ha fatto un'ottima partita, sempre a dar fastidio, sempre di spinta, sempre di quantità, sempre ad aiutare quando c'era bisogno di aiutare, sempre a spingere quando c'era bisogno di spingere, non ha trovato il gol ma ci ha provato in diverse occasioni, una o due volte forse gliela dovevano dare e avrebbe anche segnato, sicuramente una spina del fianco per gli avversari. Dall'altra parte Odir Agir, voto 7,5, ci prova 500.000 volte, ogni tanto Odir Agir funziona, ieri fortunatamente ha funzionato e quindi ha fatto un grandissimo gol, è uno dei suoi, lui sappiamo che li prova sempre, poi non sempre vengono, ma quando vengono fanno la differenza, la capacità sta nel riuscire a procurarseli tutti quei Odir Agir, no? Ieri ha saltato l'uomo in maniera netta lì al centrocampo e si è ritrovato poi al limite dell'area potendola mettere lì come la voleva mettere, quindi molto bene Lorenzo il Magnifico, come lo chiamano a Napoli. Sono entrati dalla panchina, ho detto Belotti, secondo me 5,5, si è preso pure un pugno in faccia, no, non mi sta piacendo Belotti, non tiene pala, non crea occasioni, non mi sta piacendo, sì, sta entrando, sta dando supporto un po' in aiuto, quantità e fisico, però oggettivamente non mi sta piacendo, immaginare lui attaccante del Milan, soprattutto vedendo le partite della nazionale, lo immagino sempre meno, per fortuna non ci sono queste possibilità, altro che 30 milioni a un anno dalla scadenza, sinceramente al momento non mi sta piacendo, sono sincero, cioè Belotti male, ma cioè Immobile male, ma Belotti non è che sta facendo chissà cosa, piuttosto proverei la Spadori quasi quasi, guarda, ti ho detto tutto. E quindi Belotti 5,5, Cristante 6, gli do 6, senza infamia, senza lode, è entrato, ha fatto legna, ha messo lì, ha contenuto bene, potrei dargli anche 6+, 6,5, comunque ha fatto secondo me una buona partita da quando è entrato, quando ha fatto 15-20 minuti, quelli che ha fatto li ha fatti secondo me nella maniera corretta. E poi sono entrati Emerson Palmieri,
senza voto, penso, non penso che abbia fatto quasi nulla. Sicuramente ci sarà lui su quella fascia sinistra contro la Spagna e speriamo in finale. Quindi piena fiducia a Emerson Palmieri, non è sicuramente l'ultimo arrivato, è un bel giocatore, lo vedremo meglio per la prossima partita. Basta, chi altro è entrato? È entrato Berardi, senza voto anche lui, è entrato, si è messo lì a dare una mano, è entrato al posto di Insigne, ha spostato Chiesa, mossa bella di Mancini che mi è piaciuta, e quindi Mancini voto 8, praticamente ha vinto tutte le partite da quando era allenatore della nazionale, forse ne ha pareggiata una, così quella con l'Austria, e che poi abbia vinto i supplementari, però mi pare le abbia vinte tutte. Prende pochi gol, fa una caterva di gol, ha dato entusiasmo, ha creato il gruppo, tutti lo seguono, tutti gli vogliono bene, l'Italia diverte, vince. Cioè, non gli do 10 perché aspetto la finale per dargli 10, al momento gli do 8 perché siamo in semifinale. Poi diventa 9 e poi diventa 10, cioè, però perfetto fino ad oggi Mancini, perfetto, non gli si può dire A. Di conseguenza molto molto bene a Roberto Mancini. Niente, questa è l'analisi di oggi, non so se mi sono dimenticato qualcuno che è entrato, penso di no, penso di averli detti tutti, in ogni caso se è entrato qualcuno dopo non me lo ricordo. E iscrivetevi al canale, mettete un bel like, che tanto ci vediamo sempre e comunque. Adesso sarò al mare fino a giovedì. Quindi ce n'è da fare video, anzi attivate la campanella che può essere che faccio qualche live qua direttamente dalla spiaggia, adesso vediamo quanto, quindi attivate la campanella. Ciao belli, alla prossima, ciao 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 ciao.